Per Marchese il controllo, sinistra, un traversone, attenzione al colpo di testa di Del Vecchio, la palla sopra la traversa, la prima palla gol. Pallone per Toni, spalle alla porta, larga a sinistra dove c'è Pepe, va in sovrapposizione Grosso, pallone per Fabio Grosso, che può crossare in area, di testa sciacca, ci arriva poi Melo al volo, buona la conclusione, buona la scelta di tempo, palla sul fondo Del Piero, fra le linee, Del Piero allarga, adesso Krasic va a chiudere Marchese, Krasic l'uno contro uno, va sul fondo, il traversone pericoloso, il colpo di testa è stato di Felipe Melo, palla sul fondo, se ne va Luca Toni, entra Alberto Aquilani, Pepe per Aquilani, eccolo. Krasic, posizione regolare, Krasic mette dentro l'uscita di Campagnolo. 23 minuti nel primo tempo, 0-0 fra Juventus e Catania. Calcio d'angolo, il pallone basso, il colpo di tacco di Bonucci, poi il tentativo di Marchisio, ancora Marchisio, alza il pallone, Aquilani, posizione regolare. Che occasione per la Juventus, Alberto Aquilani, non è riuscito a coordinarsi, c'era anche Bonucci. Del Piero parte da sinistra, prova ad accentrarsi, serie di finte contro Augustin, ancora Del Piero, il cross, Krasic ed è il vantaggio della Juventus con Milos Krasic, 35esimo, grande merito di Del Piero. Campione come Del Piero che con 3-4 finte riesce a liberarsi del suo diretto controllo. Ha messo a sedere Augustin. Melo, Del Piero, taglio centrale di Krasic che poi torna sulla destra, Del Piero, il controllo di Marchisio che si porta il pallone oltre la linea di fondo, che grande giocata di Alessandro Del Piero. Intanto il coro dei tifosi juventini per salutare il ritorno in campo di Gigi Buffon, Krasic, Krasic entra in area, Krasic, la parata di Campagnolo, l'angolo di Del Piero, traiettoria pericolosa, la palla finisce sul palo. Poi vorrebbero un fallo di mano i giocatori della Juventus. Nono minuto. Poi ci dirà qualcosa di più anche Francesco Marino. Vediamo intanto il calcio d'angolo. Altra traiettoria insidiosa. La conclusione, il gol del 2-0. Raddoppia con Simone Pepe la Juventus da un angolo di Del Piero. Nono minuto. 2-0. Pepe. Chiellini di testa a prolungare la traiettoria del calcio d'angolo. Il sombrero ai danni di Mascara, ancora Del Piero, resiste anche Del Vecchio, Del Piero per Pepe, il controllo con il petto, Pepe, le finte, palla sul sinistro, il diagonale, arriva la deviazione per il gol, fuori gioco, fuori gioco, fuori gol, gioco. Annullato Melo, si libera di Sciacca, poi va la conclusione, il calcio d'angolo Campagnolo sul destro di Felipe Melo, l'ha visto forse tardi il portiere del Catania. Arriva il momento di Simone Pesce, giocatore che sembrava non rientrare più nei piani di Giampaolo. Intanto c'è la conclusione con palla che sfiora il palo e ha toccato Buffon probabilmente sul tiro di Ricchiuti. E dunque questo è il primo vero intervento di Gianluigi Buffon. Il sinistro di Ricchiuti, ancora Ricchiuti, c'è Gomez che si sbraccia libero sulla destra, lo vede adesso ma forse è un po' tardi per dare maggior profondità all'azione del Catania. Gomez, Ricchiuti, pallone di ritorno, Gomez, la conclusione poi di Del Vecchio, palla sopra, la traversano, non era troppo tardi. Corner dello stesso Gomez, il colpo di testa di Grighera, si coordina poi per un tentativo di conclusione, mi sembra proprio Antenucci ancora. E altro tiro, vola Buffon e mette in calcio d'angolo. Eccolo, è tornato. E nel finale di partita. Proprio mentre finisce il terzo e ultimo minuto di recupero, si attende solo il fischio di Russo che arriva. Finita.